Nome e cognome. Diletta romana Cacciagrano. Giacomo Rossi. Professione. Ricercatrice in informatica. Medico veterinario, patologo generale. Attività di ricerca principale. Modellazione, design e verifica formale di sistemi complessi. E nell'ultimo periodo con particolare focus sui sistemi embedded e internet delle cose. Studio essenzialmente l'effetto che hanno diversi agenti eziologici nelle malattie degli animali. Quando non è in laboratorio, cosa le piace fare? Mi sfracasso di sport. Stare alla testa, correre, fare giardinaggio estremo, leggere e soprattutto viaggiare. Se potesse tornare indietro nel tempo, in quale epoca storica vorrebbe vivere? Nel Rinascimento, perché potrei vedere con i miei occhi quello che erano gli italiani, anche se ancora non erano italiani. Ma nel 1800, diciamo seconda metà, quando esce fuori tutte le idee del darwinismo, perché sono un po' l'origine del nostro lavoro, della nostra scienza. La sua canzone del cuore? Un album, The Dark Side of the Moon dei Pink Floyd. At Last di Etta James, sempre. Il viaggio più bello? Oltre che quello della mente, sicuramente Parigi. In Costa Rica, sulla catena del Guanacaste, tra vulcani e foreste pluviali, in un paese che ha più del 70% del territorio nazionale protetto, il parco nazionale, quindi un esempio per il mondo. L'insufficienza più grande presa a scuola. Oddio, io non ho preso mai un'insufficienza, però sicuramente avrei preso un'insufficienza in buona condotta. Più di una serie di tre il primo anno del liceo che praticamente mi mise a tappeto. A matematica. Se aveste scelto un'altra professione, sareste diventati? Questa domanda mi mette in crisi. Un meccanico. O agronomo botanico, perché mi piace molto le piante, il mondo vegetale e la natura. Mare o montagna? Mare. Mare sempre, sono nato a 250 metri dal mare, quindi mare. Tre parole per descrivere il suo lavoro e la sua professione. Creatività, intuizione e disciplina. Stimolante, imprevedibile e come professione tosta, sicuramente. Un ricordo tra i momenti più belli vissuti nel corso della sua carriera. Durante il dottorato mi accorsi di aver risolto in maniera molto semplice un problema molto difficile. Ma sicuramente la volta che ho scoperto un nuovo parassita, il suo ciclo biologico, e gli ho potuto dare il nome, perché è stata una soddisfazione veramente grande. Dolce o salato? Perché scegliere entrambi? Salato. Lo scherzo più simpatico fatto o ricevuto? Ai miei genitori, avevo pochi mesi e mi finsi morta per attirare la sua attenzione. Spero che non ci sia uno psicologo che analizzi questa risposta. Uno scherzo abbastanza forte, è stato fatto a un congresso dove un mio collega, che era intollerante, andava a mangiare al ristorante cinese e simulò l'attacco di una crisi allergica molto forte, quindi cadde a terra, quindi mi spaventa tantissimo, poi insomma venne fuori che era invece tutto organizzato. Vi siete sentiti orgogliosi di appartenere ad Unicam quando? Sempre. Sicuramente nel 2005, quando con la collega Leuteri fummo inviati dopo un viaggio rocambolesco alla Comunità Europea e fummo partecipi della nascita della Carta Europea dei Ricercatori e subito dopo, il 7 luglio, portammo primi in Europa questa carta e la facemmo approvare a tutti gli Atenei italiani qui proprio a Camerino. Fu un momento veramente bello. Il colore che vi rappresenta? Rosso, 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 rosso. Giallo. Un aggettivo per descrivere il vostro partner? Tanto, tanto, tanto paziente. Uno spirito libero, quindi indipendente. Ricerca o didattica? Ricerca e didattica. Non c'è una buona ricerca se non c'è una buona didattica e viceversa. Devo scegliere ricerca, anche se insomma è difficile perché sono molto interconnessi. La scoperta scientifica più importante per l'umanità, secondo lei? Non ce n'è una. La ricerca è un puzzle e quindi tutte le ricerche sono un tassello. Nel dubbio, la Nutella. Sicuramente il DNA. Ciao, Scienze e Lode.